Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video tutto tech. Come avete visto, Marco era distratto, stava guardando giù gli appunti. Beccato. Vabbè, fa niente, dai, qui sul canale possiamo fare un po' quello che vogliamo. No, non è vero. Rientriamo nei ranghi e vi invitiamo ad iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanellina. Così verrete avvertiti ogni qualvolta noi caricheremo un nuovo video. Detto questo, però, ci tuffiamo prima dell'argomento, ci tuffiamo nella nostra sigla! Il video di oggi serve ad approfondire un video fatto in precedenza. Stiamo parlando dei televisori Amazon creati in collaborazione con TCL, nota marca di brand cinese che comunque garantisce ottima qualità ad un prezzo veramente contenuto. Poi nei dettagli vi daremo anche qualche prezzo. Naturalmente i modelli che vi andiamo a presentare sono per adesso prodotti che usciranno in America. Poi comunque nel breve periodo sicuramente arriveranno anche da noi perché verrà diffuso in tutto il mondo il televisore Amazon. Ma passiamo alle informazioni che siamo riusciti a prendere. Ecco, si prevederà quasi sicuramente un successo, varie fonti internet sembrerebbero confermare ciò. Amazon vorrà andarsi ad inserire prepotentemente nella fascia media dei televisori, lasciando i top di gamma, i più famosi LG, Samsung, Sony, ma andando ad intaccare fortemente la fascia media. Proprio per questo ha collaborato con TCL, che è già un televisore che si colloca in quella fascia, ma butterà sul mercato due modelli principalmente, il 4 Series e l'Omni. Il 4 Series avrà peculiarità di tutti i televisori bene o male di quella fascia, senza grandissime novità. La cosa molto più interessante è la fascia Omni, quella che costerà leggermente di più, ma dopo vedremo anche i prezzi di quelli. Cosa fa Omni? Vi permette di comandare il vostro televisore senza alcun telecomando. Tutto comando vocale. E andando a interagire con tutto il vostro sistema di prodotti tecnologici. Per la videosorveglianza. Promettono tutti la supervisione di tutti i prodotti direttamente sul televisore. Con la funzione picture in picture, quindi anche il campanello che avevamo presentato tempo fa, il famoso Amazon Ring, darà la possibilità, non appena qualcuno suona alla porta, comparirà sul televisore un picture in picture dove voi vedrete direttamente chi ha suonato il campanello e quindi poi poter andare ad aprire o meno la porta. Potrete tenere sotto sorveglianza le telecamere di casa vostra, magari appunto la camera del bambino, vi uscirà sempre un riquadrino sul televisore da poter tenere sempre d'occhio. La caratteristica principale naturalmente che implementerà il prodotto Amazon è il nostro assistente vocale che è integrato all'interno del televisore. Quello sarà il vero punto di forza, quindi tutto ciò che voi fate e farete e facevate col vostro dispositivo domotico potrete farlo col televisore, ampliando tutte quelle funzionalità all'interno del televisore. Grazie ai microfoni integrati direttamente nello stesso. A lungo raggio, quindi dicono anche che non ci saranno problemi per farsi capire dal televisore. Sì, anche se ci fosse il volume alto, certo, dovrebbe sentire sempre tutto senza alcun problema. Ad onor del vero, Sony ha già sul televisore di alta gamma inserito i microfoni all'interno. In più hanno anche ampliato sui televisori di alta gamma il 4K a 120 Hz. Questo in concomitanza poi di un HDMI 2.1. Tutto questo purtroppo su questi televisori non ci sarà, essendo collocati nella fascia media, come diceva Marco. Però vi possiamo garantire che da quello che scrivono avremo un'immagine veramente impeccabile. Sfatiamo poi la questione del 4K. Per chi non lo sapesse, avere un televisore 4K ma averlo collegato ad un decoder normale non vi fa vedere meglio il televisore. Anzi, rischierete veramente di perdere qualità sul televisore. Per un televisore 4K, 8K o quello che avete o che vorrete comprare, sicuramente serve una fonte digitale molto importante, quindi una PlayStation 5, un lettore Blu-ray, un qualcosa che riproduca un segnale in 4K. Così potrete sfruttare al 100% la qualità del vostro televisore. Altra caratteristica di questi televisori, non avendo il telecomando, uno
può anche dire, ma scusa, se il televisore è spento, io voglio vedere la televisione, beh, nessun problema, vi basterà dire il nome del nostro assistente vocale, seguito da accendi la TV e sintonizzati ad esempio sul canale di Netflix, certo, perché tutti i canali che avete visto finora, magari sulle Fire Stick, li rivediamo all'interno del televisore. Per di più, se avete collegato un USB al televisore, gli potrete invece dire vai alla fonte USB e riproduci il filmato delle vacanze. Il televisore andrà a pescare direttamente le informazioni dall'USB. Esatto, sempre a proposito di Netflix, che ha introdotto una nuova funzione, io non ce l'ho Netflix, però da amici e colleghi ho sentito che c'è la funzione che quando uno non sa che cosa vedere, praticamente gli dici riproduzione casuale, e lui ti fa partire una serie, un film, sì, a caso deciso da lui. Anche questa funzione è implementata sui nuovi televisori Amazon. Tutto sempre a livello vocale. Altra funzione, naturalmente, pensando che il nostro televisore non sarà nient'altro che un Echo Dot in versione gigante. Un Echo Show in versione gigante. In versione gigante, comunque un dispositivo che contiene la nostra assistente domotica. Come vi abbiamo già fatto vedere in altri video, che potevamo unire delle casse per poter migliorare l'audio del nostro Echo. Avevamo collegato due Echo, esatto, due Echo Dot. Esattamente. In questo caso potremo andare a collegare al nostro televisore, già nella serie 4 Series, quella che costa di meno, degli speaker Echo o gli Echo Studio, che sono quelli ancora più potenti. Certo. In maniera tale da potervi ricreare un Dolby Surround molto artigianale, comunque con una buona qualità acustica. Ma adesso arriviamo in soldoni alle cose che poi interessano, perché allora arriviamo cose. Io direi facciamo i pollici e i prezzi. Esatto. Allora, per i adesso pollici. I pollici lì che dovete mettere sul video, porca puzzola. Allora, per adesso i prezzi sono in dollari. Molto probabilmente comunque ci sarà una trasposizione quasi paritaria sull'euro. Se così non dovesse essere, secondo noi, da quello che abbiamo letto anche su vari siti, non ci saranno grosse novità con i prezzi che adesso vi indicheremo. Un piccolo sovrapprezzo, sì, eventualmente. Probabilmente. Però tenete presente che con televisori con polliciaggi veramente importanti avrete dei prezzi sotto i 1000 euro. Per quanto riguarda la serie Omni, il 65-75 pollici ci offre anche il Dolby Vision. Il Dolby Vision è, detto veramente in parole molto semplici, facendo un riassunto, un'amplificazione della pulizia dell'immagine. Abbiamo una luminosità, un calore, contrasti veramente un'ottimizzazione. Elevati. Un'ottimizzazione dell'immagine del televisore. Questo grazie anche a dei sensori che regolano continuamente luminosità, contrasto, eccetera, eccetera, in tempo reale. Quindi una serie di calcoli velocissimi che farà il nostro televisore e ci restituirà delle immagini veramente nitide e perfette. Iniziamo con la 4 Series. Marco, che pollici e che prezzi? Allora, abbiamo tre tipologie di dimensioni. 43 pollici a $370 verrà lanciato sul mercato. Il 50 pollici a $470 e il 55 pollici a $520. La 4 Series si ferma a questo polliciaggio. Però se appunto non avete grossissime esigenze, già questo televisore ha dei prezzi veramente oltre il concorrenziale. Ma procediamo con la serie Omni. Partiamo dal 43 pollici, $403.99. 404. Dai, arrotondiamo, 404, gli lasciamo il centesimo. Il 50 pollici, $510. Il 55 pollici, $560. Il 65 pollici, $830. E dolcis in fundo, il 75 pollici, e qui perdonateci, abbiamo sbagliato di poco, $1100, quindi supera di poco i $1000. Però siamo a un 75 pollici. 75 pollici con la funzione Dolby Vision e tutto quello che vi abbiamo spiegato finora. In definitiva, ragazzi, se siete disposti a rinunciare al nero perfetto dell'OLED
o ai colori super brillanti del QLED e anche a non spendere 2-3 mila euro, aggiungerei io. I televisori Amazon sono quelli che fanno per voi. Per cui non vediamo l'ora che escano anche sul mercato europeo e poi quello italiano, naturalmente, e appena usciranno faremo ulteriori approfondimenti. Bene ragazzi, speriamo che queste informazioni siano state chiare e soprattutto utili per avere delucidazioni maggiori se volete cambiare un televisore ed avere un qualcosa di innovativo. Aspettate quindi un attimino a cambiarlo, secondo noi, perché è una grande novità sul mercato, soprattutto per noi amanti del nostro dispositivo vocale. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!